Meloni, vuole il microfono a mano. Chi lo tiene? Allora ragazzi, qua sto complesso si fa, si disfa, si sfascia, rinasce, nuovo, prima versione, seconda versione, terza versione, qui si è il filo lungo e corto. Che succede questo New Trolls? Questi New Trolls cosa fanno? Ricapitoliamo. New Trolls, primi concerto grosso, il vibrato iniziale. Vi ricordate che all'inizio loro invasero l'Italia col vibrato? Primo vibrato d'Italia come faceva? Era un belato. Però era bella quella voce lì. Però faceva una strana sensazione all'inizio, ti ricordi? Sì, poi mi faceva male pure io la gola. Intanto nel sottofondo io volevo mettere questa cosettina qua, che è il vostro nuovo concerto grosso numero 2, vero? Piano piano, lo possiamo tenere. Sentiamolo prima un pezzettino, eh? Fatto con 8 sintetizzatori, questo è bello. Ogni sintetizzatore sovrapposto all'altro. Non vi preoccupate. I sintetizzatori che imitano i fiati, non le trombe. Non vi preoccupate, sintetizzatore è una parola strana, ma è uno strumento elettronico complicatissimo, adesso spiegarlo. Lo spieghiamo. Vuoi spiegarlo tu? No, spiega, io abbasso. Spiega il sintetizzatore, voglio proprio vedere come fai. Come faccio? È semplicissimo. A voi Ricky che spiega il sintetizzatore. Ecco, perfetto. Ci sono degli oscillatori con delle frequenze. Pensa tu, oscillatori con delle frequenze, già siamo nella... Ma non ho capito niente, allora, meglio che non spieghi. No, nessuno, beh, chi lo spiega? No, guardate, è un tritasuoni, chiamiamolo così, per il grande pubblico. In effetti ci sono delle frequenze che sono manipolate dalla tastiera. Le frequenze, bisogna spiegarlo che cos'è, cioè sono dei suoni. Ma anche cos'è una frequenza. Sì, perché siamo in un mondo specialistico. Allora lasciamo perdere. Questa è la frequenza su... Vabbè, sono dei suoni, emette dei suoni, genera dei suoni che possono essere manipolati e tritati, diciamo, ecco, e sintetizzati. In altre parole è uno strumento elettronico che a volte imita gli strumenti veri e propri, ma è un discorso lunghissimo. Invece so che voi usate questi strumenti terrificanti che avete durante i vostri spettacoli in maniera particolare, cioè oggi non si può più dare solo l'ascolto. Non in maniera particolare, è che ne usiamo tanti perché siamo in tre che suoniamo le tastiere, per cui ne usiamo le tastiere moltissime. Sono le tastiere tipi sono di pianoforte, sintetizzatori, organo, veri tipi, molti tipi di pianoforte. Volevo dire questo, dicevamo prima che oggi non si può più dare solamente uno spettacolo d'ascolto, bisogna anche dare l'immagine, è vero o no? Voi quanti strumenti avete, cioè quanta attrezzatura avete? Qualche tonnellata. Portiamo in giro questa roba con un tir, perché appunto come dicevi ci vuole anche una questione un visiva, sarebbe un grosso cambio. Ci vuole anche una questione visiva, quindi c'è tutta una scenografia da presa dietro, fari. Cioè luci, effetti, per esempio quei fumi che spesso si vedono. Quei fumoni grossissimi che durante... C'è una nuvola che è uscita in America, una nuvola che credo sia una nuvola di aria. C'è una nuvolona dietro, chimica. Ci sono anche le luci al laser adesso. Anche le luci al laser, poi c'è anche la neve, lo sai, ci sono alcuni che sparano delle... Non sono candelotti, sono una specie di bombette chimiche che poi esplodono in aria e fanno cadere la neve durante... Ci abbiamo provato col fango. E non è andata bene perché... Ma quei fumi per esempio che voi usate, sono fumi che poi danno un cattivo odore, mi hanno detto. No, non è vero, non tutti, cioè prima si usavano quelli, adesso si usa per esempio il ghiaccio secco per fare questo. Il ghiaccio secco è complicatissimo usarlo, vero? Beh, io ho preso una brocopolmonite. Quindi non va bene. Dunque invece ora voi, questo è il vostro LP, vorrei far vedere la copertina che tra l'altro è molto bella, è bella, io ci terrei a farla vedere. Che... No, abbiamo la televisione a colori, ma due colori soli, bianco e nero solamente, sì. E un po' di tonalità di grigio. Quello sei tu, ma che carino. Avevi i capelli corti. Dunque, allora ragazzi, invece, dopo tutti questi discorsi di grandi attrezzature, grandi fumi, grandi cose spettacolari, adesso invece, piano piano, andate... Aspetta, dietro il nostro sipario di grandi altoparlanti però, qui ci sono tante vat, a fare una cosa acustica, cioè non elettronica, ma cantate voi, cinque, perché voi siete cinque che cantate, praticamente l'unico, uno dei pochi gruppi vocali, diciamo, oltre che strumentali, no? Beh, chi è che canta in cinque? No, anzi. Allora, cinque, bene, insomma, bene, vabbè, ce ne sono altri, Fresno in Italia. E allora, cantate un brano che è di Becco, che si chiama? L'RBB. Let it be, che è un brano di Becco. Ho capito, vabbè, abbiamo i microfoni antiraffreddori, abbiamo tutto qua. Senti, no, è un brano scritto da Becco, però le parole sono in inglese, Becco è francese, scritto in inglese, esibito qua in Italia, dai New Trolls. Allora ragazzi, mentre voi andate, io vorrei far sentire ancora un pezzettino, tanto il tempo materiale per andare là, prima di sentire i New Trolls.
siamo arrivati proprio in un punto dove era vuotissimo il disco, c'era il solco, vabbè, lentamente.